L'onorevole Luigi Gallo, ne ha facoltà. Grazie Presidente, ma qui non c'è una misura, non si sta parlando più di pluralismo dell'informazione, questa è una misura per finanziare le aziende, qualsiasi multinazionale, che sia Eni, che sia McDonald's, che sia Microsoft, qualsiasi fa un'inserzione pubblicitaria su un giornale deve essere finanziato con i soldi dei cittadini. Ma è possibile mai avere il mondo all'incontrario, capovolto? Cioè, non penso che in questo paese chi debba essere sostenuto siano le imprese che naturalmente hanno tutto il diritto di farsi pubblicità, ma non a spese dei cittadini. Cosa facciamo adesso? Arriviamo a finanziare addirittura la pubblicità, cioè il consumismo sfrenato, perché dobbiamo sostenere i carrozzoni editoriali che per metà sono Concluda sostenuti per dallo favore. Stato e per metà sono sostenuti dallo Stato lo stesso perché i privati vengono finanziati dallo Stato. Grazie, onorevole Palmieri. Presidente, mi rivolgo al Governo e al relatore. Io su questo punto farei veramente una riflessione perché a me sembra evidente, al di là delle dichiarazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, se leggo bene la norma, che l'intenzione sia quella in realtà di privilegiare le start-up, le piccole e medie imprese che investano in nuova pubblicità. Però, per come è scritto questo emendamento, in effetti le argomentazioni poste dai colleghi hanno più di qualche fondamento e quindi l'invito è al Governo, al sottosegretario Giacomelli, che so essere attento e competente su questa materia, e al relatore, magari a fermarsi su questo singolo punto e a valutare di scrivere meglio questo punto della norma, perché altrimenti, così com'è, oggettivamente ha un forte tasso di ambiguità. Grazie, a titolo personale onorevole Nuti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle vuole sopprimere questa parte che prevede l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari. Io sono ormai sempre più curioso, quando facciamo i nostri interventi, di ascoltare le motivazioni del Governo e della maggioranza in questo tipo di provvedimenti, perché vedo che non sanno più come gestire a proprio uso e consumo i soldi pubblici per agevolare in realtà amici, parenti o aziende a loro vicine. Io penso che sia arrivato il momento di avere un minimo di decenza in questo sistema che vede dei soldi pubblici sprecati continuamente con le belle parole di incentivazione, magari anche mettendo qualche parolina come start-up che può sembrare